questa cosa nasciti, presupposto che in una situazione normale, no? Su quale non esiste l'oppressore, questo fatto non mi dà esistere. Questo fatto esistiti, che esisti. L'individuo, la persona che è oppressa da un'altra persona. E quindi, beh, sul popolo che è oppresso da un altro popolo. E quindi, è impedito a un popolo di essere un popolo. Questo termine si narra colonialismo. Sì, il colonialismo non è esistito, questa esigenza non è esistita. Esiste proprio che abbia la repressione di un popolo sopra un altro popolo. E quindi è annullata l'identità di un popolo e il suo diritto ad un popolo di esistere. Tutti noi. Sì, come abbiamo nato prima, abbiamo il popolo sardo, abbiamo il popolo corso, il popolo catalano, abbiamo il popolo vrilano puro, basco, palestinese, curdo, bretone, austariano. Sono metta è questo quello che tiene la provvisibilità, che magari attento a volta ad intraprendere una lotta proprio importante, e quindi attento visibilità e solidarietà per umano a livello internazionale, bisogna usare la lotta da metà popolo che per tanta questione spesso non è impiegata in considero. Batta carica organizzazione politica già dai, andiamo pure di 20 anni fa che esiste già questo tipo di rapporto, già che sono basco e che sono scorso, massimamente che sono metà corso di noi sardo. E sull'ultimo tempo si abbattono una divisione dell'organizzazione politica in Sardegna e quindi ognuno picca sul territorio suo e sul scontato suo. Che hanno invece ovviamente queste meta importanti che può tenere una certa visibilità e presenza, namoso, che hanno tutti presenza a un altro popolo, come guerratore della difesa del diritto stuoso, e ti presenta in maniera unita, tenendo un valore, se ti presenta in chimba, se forma una maniera. Questo partito, poi Bescusta, poi Bescusta, ovviamente quello non ha, e i tesezzi, no? Che non si comprende nulla. E questa è una questione che in Sardegna esiste, e sicuramente si deve essere vista tutta l'organizzazione basca, scorsa, sai, purtroppo in Sardegna abbia questa questione che stiamo cercando di risolvere e speriamo che possa risolvere quanto prima. Io penso che tutto parte dal fatto che io, e quindi io appartenente a un popolo, io e il popolo mio, su quale io appartengo, decidi proprio presente il proprio futuro. Non lo deve decidere un altro popolo, Zandeio, suo, le Oie, le Irisi e le Crasa, quale deve essere. Nessun altro popolo tiene il suo diritto di decidere la vita di un altro popolo. Se tu ma nulla scomente popolo, che tu sei sconvinto che tu scomente popolo sei un popolo superiore al suo mio, e quindi tu non mi dai la possibilità, mi nega tu a me scomente popolo, altrimenti tanto io ora penso in un'altra maniera. E questo non è il nazionalismo, è la difesa e tutela dell'identità mia. Sì. Intesa persona mia, intesa come popolo, essere difesa del popolo, inteso in termini culturali e politici, essere e appartenere a un popolo. Certo passaggio, sono fondamentali, importanti per giocare, si dimostra l'appartenenza a un popolo. Mi dà tattaro che il mandato sino avanti e mancare non lo sono, è importante. Un popolo è solo un popolo che ha tenuto una lingua. Questa è la cosa primaria, la base. Un popolo nasce con una lingua sua e muore con questa lingua sua. Se tu gli chiedi questa lingua, un popolo viene di essere un popolo, il popolo è morto. Quando un popolo va da questa lingua di un altro, non è esploso un popolo.
che sono un popolo incatenato, prigionieri, e uno prigionieri non esiste, che non vive questa vita corrente, non è protagonista, non è merda di questa vita. È solo asservito a questa vita che un altro non era di vivere. Questa è la prima cosa fondamentale. Tutto il resto nasce dai cose consuetudinali, uso dei costumi, che però, purtroppo, un popolo colonizzato dimentica, che ha subito l'oppressione del stato colonizzatore, che la scultura sua è posta in maniera secondaria, quindi per la pastata, posta la banda, in maniera secondaria. La scultura predominante sono questa che si impone in diverse maniere, da vinto mass media, andiamo l'imposizione culturale tramite l'insegnamento scolastico, storico, quando a un popolo non impara la storia tua, la storia sardina, un sardo la conosce, che in scuola non insegna la storia italiana, la storia sarda non la conosciamo, che non la insegniamo. Però il popolo sardo tiene la storia sua, perché non è la stessa storia del popolo italiano. Ma noi in scuola non studiamo, siamo obbligati a studiare la storia del popolo italiano. Ma noi abbiamo la storia nostra, e noi dobbiamo studiare prima la storia nostra, poi noi dobbiamo essere merda di decidere di essere opportuno studiare per la storia del popolo italiano. Però noi potremmo ricordare che è più importante la storia di qualunque altro popolo. Questa padronanza è la che dimostriamo. Questa padronanza è che ogni popolo deve tenere. Quelle! La questione è meta articolata e particolare. Insomma, stesso tempo vivendo in un periodo di progresso, no? Che fa che ne conquista, sa? Che si entra per l'insegnamento della scuola obbligatoria. Sa? Però in questa stessa maniera, in questa stessa storia, non blacchetta a tenere quello brinco, perché risolvere una questione fondamentale, per ponere d'accordo, trovare un fattore linguistico, faeddo linguistico, di sardine, quindi la persona deve decidere un unico faeddo, un unico popolo, in termini ufficiali, se che narra chi non si zona, potete tranquillamente variare la lingua sua, usare l'andeglio suo, il campitanese, vai da si che ti fa il campitanese, su quello che reso, lì che ti fa il quello che reso. Però trovate mettendo una lingua ufficiale e su quale si distingue a livello internazionale, del rapporto internazionale, è una cosa che la sardina manca. È una questione che si cerca di risolvere. Il presupposto, il bisogno, la speranza è che si possa arrivare a una conclusione positiva, no? Di questo arrivo. È stata usata, ovviamente, sulla zona la sono perdente, metta. Questa è la zona delle Costas, la zona delle Costas si intende che sono prodotta corsa a mare, io ho prodotto influenza turistica, e per uso questa tendenza della perdere. Per esempio, se un caso, so, tipo, sei da me, a scuola, chi si mantiene abbastanza bene, da stimare. Però, ovviamente, servire a manna, adesso mattessi, si citate, no? Tipo Castello, Tattari, maschilmente Tattari, si perde, se Gallo di Prusi, in Olbia si sperta quasi tutti. Si mantiene in meta, è stato un all'interno. È stato all'interno, ha rumato a bella crara. Però da carichi hanno, è tornato a piccare coscienza, che spiegando coscienza è stata gente del meso etate, spiegando in coscienza che la lingua è importante e quindi le storrando a mantenere il suo ambito familiare. Una cosa che in un passaggio che si perde a Norfacchete, se il genitore la mia o me l'infacchete, in un passaggio che ti opprimente, che praticamente è stato italiano, arrivati a farti scomprendere al popolo sardo che vai andare in sardi, tu non rigonza. E quindi
Babbo, su barro, babbo, se mamma, si riconzani, devi imparare la lingua solo, della propria terra, a suo proprio figlio. Abbiamo sentito due generazioni in questa maniera. Ovviamente ha fatto un disastro, mannoso, ha fatto un danno enorme. Poi fortuna, dai, pare che questo tempo, questa cosa si sta sperdendo, e quindi si prende un tappo in merito a questo. E questo già è un traguardo umano, che preveniti un danno ulteriore, diciamo. Il sardo della resistenza si chiama sempre tramezza politica, solo la politica può permettere anche la resistenza culturale. Sono due cose che hanno del pari passo. Non si può fare solo cultura che ne sia politica, non si può fare politica che ne sia cultura. Dobbiamo crescere picando a conto questo due passaggio. Il popolo sardo deve considerare e mettere questo fattore, politica e cultura, lo deve picare. E che hanno un'organizzazione politica che di ante per fare che questo non travallato galo in maniera adeguata quello poter fare. Però è la cosa di partenza, se chiediamo di arrivare a un traguardo di autodeterminazione del popolo sardo, del Stato sardo. La cosa più che bisogna sardina, come sono le irisi, le bisogna oggi, quindi di sfruttamento dei territori. Chiesto quello militare, la Sardegna ha fatto un servizio militare che si è formato d'Europa. Fabbrica apposta in cue, che ne conta che ne capo, che praticamente sì, non che tenga una terra, bisogna solo spastore, coltivo la terra, coltivo, allevo la bestia, e io bicampo, e bicampo una centinaia di migliaia di persone. Tu non mi che poter evocare tutto, mi pondere due campanile di morte, di fabbrica. Ho chiesto a cultura, questa cosa è finanziata per i predinari, dopo che in banno stancata, ha inquinato, ha bruciato tutto, non posso più coltivare nulla, non posso allevare per nulla. Questo in Sardegna sta venendo a vini come, e sono a cercare di lui che può averne spericrato. Questa è una minaccia per umana, questo è turismo, dormi in chiatto. In quel cambio non è che il popolo è stato colonizzato, il colonizzatore è stato capitalista, quindi è scambiata la società nostra come è scambiata qualunque altra società che hanno stata l'oppressione capitalista, quindi l'impoverimento culturale generale, quindi uno popolo secondo me. L'unica differenza è che come popolo perdiamo la dignità, la riconoscenza, la cultura come popolo. L'unica differenza è scusa, però in termini sociali, politico di base, è simile come è stato tutto quanto sull'altro luogo. Anche la possibilità di campare. Ma la persona deve campare, non va prospettiva, non va a travallo, non va a travallo, andata a terue, non può arricchire, non può scampare, che non chiede più scampare a parlare della famiglia, non chiede che sia più scampato da sua babbo e sua mamma, chiede essere indipendente, merita della vita sua, e quindi questa è la prospettiva di base. I somalici sono i migranti per la gente manna. Quando migra la gente manna, che è proprio una problematica, la cana ermetta. Non sono solo zorzomano che sono andando. No, batte, Sardina, sì, la questione è una questione, Sardina insomma, tiene una certa dimensione. Mi sono proprietario sterriero che tiene un bello stato di terreno, ma su Elumere, su comune, no? Sono comune che però sono succube delle zone che succube di Stato italiano, quindi Sumere è Stato italiano. E non si caso, se sono comune il mere, il terreno comunale, il mere
teoricamente, anche su chi gli pare, non lo potete fare, che ti verrà a portare a stare l'esero di stato italiano. Quindi, Zumerza Sardina è stato italiano. Vedo la terra sarda. Quelle! Penso che siete una cosa che appartenenza a un pacco a tutto lo spupolo. Nel senso che due sardo da stappano fuori dalla Sardina, non che in Roma, o in Milano, o in Germania, o in Francia. Chi siete uno vettate, uno ve castiglio, si abbrazzano. In ogni maniera. Se siete in Sardina, uno vettate del castiglio, ti giocano a stoccata, a punare, se una maniera arda. Quindi mi è una grande solidarietà che hanno questi foras e batto una contrapposizione che hanno questi nitro. Ma questo dipende da un malessere sociale che si vive, di nitro. Nitro sul malessere sociale si crea sempre una situazione di conflitto. Che è sempre un nemico e non abbiamo mai la capacità di individuare qual è il vero nemico. Il nemico è sempre come quel proverbio italiano, no? L'erba del vicino di casa è sempre più verde. Questo mi tocca di individuare chi è il vero nemico. Il nemico è sempre stato italiano che ti scolonizzano in queste linee in cui. Non è stato tattareso, se sei da corso tua. Che hanno tornato fuori, non comprende in questo. In Sardina. Però penso che siete una cosa che appartiene un pacco a tutto, sai? Penso. Quelle! La musica mi è stata solo una. Si comincia dalle scarpe a far camminare. Io quando dalle scarpe posso camminare. Chiede mi strappiare le spede, quindi può camminare mezzo. Questa musica può chistonare e può tenere a me a cantare per persone. E può scomunicare questa cosa che io penso e riputo giusta, e la può tramandare alla trazenta. Questa musica solo per questo motivo. Really?